5 Zoom! Elementi di Padova. Maria Teresa Stampi, 50 kg, terza serie. Un forte applauso per Maria Teresa. Opposta a lei, angolo blu, Diana Dussin, team Canova Asolo. Diana Dussin, team Canova Asolo all'angolo blu. Tre round a due minuti di terza serie. Ricordiamo che questa è la finale del torneo di terza serie. Le due ragazze hanno già vinto lo scorso 16 di giugno le semifinali. Oggi si incontrano per vedere chi è la più forte del Yokao Tournament di Muay Thai Combat Mania di terza serie. Tre round a due minuti. Maria Teresa Stampi, angolo rosso, Diana Dussin, angolo blu. Primo round. E termina il primo round. Un forte applauso per Maria Teresa Stampi all'angolo rosso e Diana Dussin all'angolo blu. Un minuto di recupero per le nostre ragazze. Ricordiamo, questo è il torneo di preselezione di terza serie, vuol dire che gli atleti combattono solo per fare esperienza, sono dilettanti che si mettono in vista in questo grande circuito di Yokao. Dopodiché ci sarà uno stacco aperitivo per iniziare alle ore 19 Muay Thai Combat Mania, valevole per le preselezioni di Yokao Extreme e tantissimi altri grandi match con i forti guerrieri thailandesi contro professionisti da tutto il mondo. Fuori secondi. Del secondo round. Thank you.
e termina il secondo round. Abbiamo due atlete novizie all'angolo rosso, Maria Teresa Stampi dei 5 elementi di Padova, la scuola opposta all'angolo blu, Diana Dussin del team Canova. Fuori i secondi. Ed è il terzo e ultimo round. E termina il combattimento. Un forte applauso alle due ragazze. Ricordiamo che combattono con le regole della Muay Thai tradizionale. Oggi i pugni appunto non fanno punto, sono validi al fine del knockout. Invece tutte le altre tecniche di calcio, di ginocchio e di gomito valgono se tirate con efficacia, per cui i giudici compileranno i cartellini secondo questo regolamento. Abbiamo un verdetto unanime, vince all'angolo blu Diana Dussin del team Canova Asolo. Fortissimo applauso anche a Maria Teresa Stampi dei 5 elementi di Padova. Atleti sul ring per la premiazione. Holding me, touching me.